benvenuti su Live Taste TV per una nuova puntata di 180 secondi di vino. Origine di qualità e carattere è la massima della cantina Tiefenbrunner Castelturneau. Il vino che vi presento oggi è il loro Müller Thurgau Classic 2012, una DOC sul Tirol Alto Adige. Il Müller Thurgau è un vino particolarmente apprezzato per le sue doti di corpo ed eleganza. È un vitigno relativamente giovane, in quanto è stato, diciamo così, creato alla fine del 1800 tramite la sintesi di due vitigni molto noti, che sono il Riesling Renano e il Silvaner. Questa unione ha dato origine a un vitigno a bacca bianca, aromatico, che dà vini particolarmente longevi, profumati e di corpo. L'azienda Tiefenbrunner gode di un clima particolarmente dolce, dato dalla protezione che danno le montagne altoatesine. I vigneti, di 25 ettari, sono dislocati da un'altezza minima di 220 fino a 1000 metri sopra il livello del mare. Sono tutti coltivati con metodo biologico e hanno rese bassissime per ettaro. Il nostro Müller Thurgau fa una fermentazione in acciaio a temperatura controllata di 20 gradi e finisce l'affinamento sui lieviti per 4 mesi. Ma adesso andiamo ad aprire la bottiglia. Iniziamo con la degustazione. Questo vino è di un colore giallo chiaro e ha netti riflessi di un verdolino. Al naso è fine, abbastanza complesso. Ritroviamo riconoscimenti che vanno dalle erbe selvatiche alla noce moscata. Vediamo il gusto. Veramente di un'ottima struttura, lascia una buona pulizia in bocca che richiama il sorso successivo. Anche al gusto è fine ed elegante. Comunque un vino estremamente equilibrato in tutte le sue tre caratteristiche. Si addice perfettamente ad accompagnare antipasti, primi piatti leggeri e secondi piatti a base di pesce. Il mio abbinamento di oggi? Un filetto di trota scottato in padella su un letto di verdure mediterranee caramellate. Io anche per oggi vi ringrazio, vi aspetto alla prossima puntata di 180 secondi di vini, sempre su Live Taste TV. Un saluto da Federica. Cin!